straordinaria discreta prestazione anche di Bauer, Luca, che oggi porterà a casa dei punti di Coppa del Mondo. Bauer 29esimo davanti a Pitin. Ackermann lo vediamo qua a parte con 33 secondi, ma io credo che se il Manninen, a parte che per quel poco che si è visto in Coppa del Mondo, è tornato veramente alla grande, si è appena appena in condizioni, sul podio io mi sento di metterlo, probabilmente anche per la vittoria, e insieme ci metterei anche Chapuis quasi sicuramente, e spezzerei una lancia a favore di Bildemong. Ricordiamo un particolare, nella storia delle discipline nordiche, salto, combinata e sci di fondo, nessuno ha vinto 50 gare in carriera, Manninen ne ha 46, ne manca 4. Oggi potrebbe arrivare la 47, e prima della fine della stagione teoricamente, se ha voglia di gareggiare, perché non sappiamo a quante prove parteciperà in questa stagione, perché lui sta prendendo chiaro, senza grossi problemi è andato a riprendere la Chapuis. Edelman, che rispetto ad altri tedeschi avrà motivazioni supplementari perché gareggia in casa, e peraltro in carriera ha vinto pochino, una sola gara in questa stagione. Da dietro c'è Frenzel che tira il gruppetto dei primi tre inseguitori, però Erik Frenzel attenderà l'arrivo di Spillane e Manninen, che sembrano essere partiti piuttosto forte. Spillane e Manninen, due reali candidati per il podio. Lo Spillane, visto nelle precedenti uscite stagionali, è stato molto competitivo, sfortunato in alcuni frangenti di gara perché è caduto in una delle prove di Ramsau quando ci si apprestava ad affrontare la volata finale, ma è sicuramente un atleta in questo momento in condizione. Però mi pare che da dietro ci sia subito Manninen davanti a tutti, con Spillane in scia e poi Astico e Guranta. Anche Janne Runnanen di Rovaniemi, come Manninen, si è attaccato a questo trenino. Nel mezzo c'è anche Bernhard Gruber, che faticherà a rimanere in questo. Qui è interessante perché Manninen l'avevamo previsto, insomma, ma gli andava subito a riprendere. Guardiamo anche il distacco, 18 secondi per Manninen, che vuol dire che ha guadagnato in un chilometro circa 6 secondi. Sì, ha guadagnato 6 secondi, ma progressivamente si riporterà in scia dei migliori. Intanto qui c'è Tino Edelman che si sbarazza degli occhiali, che evidentemente gli davano fastidio. Dietro gruppetto con i finlandesi Bernhard Gruber e Jordan Spillane ci dovrebbe essere Bildemong, che sta conducendo un altro trenino composto anche da Ronny Ackermann, Georghetti, che vedremo se si aggancerà a breve Kirkhaisen. Kirkhaisen spesso e volentieri a partenze molto molto veloci, poi perde un pochino. Nel finale, a seconda dell'andamento della gara, potrebbe patire qualcosa. È chiaro che Ramsau nel finale è stato dominante, ma perché? Perché partiva con un pettorale basso, è stato portato in carrozza per 8 km e negli ultimi due ha potuto fare la differenza. Esatto. Oggi invece deve spingere per riportarsi sui migliori, per cui la vedo più dura per Kirkhaisen. Un po' più difficile, intanto vediamo, l'impressione che si siano ancora, intanto terza posizione sempre per Erik Frenzel in lotta con Pavel Churavi, lo vediamo dietro, e poi lo stesso Spillane, eccolo Spillane, anzi Denifel per l'esattezza. La Spillane è il pettorale numero 7 e l'ultimo dietro, del trenino dei finlandesi. Di fianco c'ha Denifel. Davanti ci sono Denifel, Frenzel e Churavi. Però Denifel non farà molto testo, perché atleta che sul fondo è destinato a perdere moltissimo. Ovviamente adesso la regia si ferma su Hannu Manninen, seguito da Koivuranta, come avevi detto te, Massimiliano se lo sta tirando dietro. Sì, Pitin al momento è trentesimo, ha superato Bert Camerota, anche Armin Bauer ha superato Camerota, i due italiani sono a ridosso della zona punti, devono andare a prendere Thomas Lavik, che è avanti 3 secondi, e poi c'è un trenino con diversi atleti che è avanti una quindicina di secondi. Insomma, per gli azzurri l'ingresso in zona punti sarà abbastanza agevole. Ricordiamo che in gara c'è un altro atleta italiano, lo abbiamo citato in precedenza, Davide Bresadola, che però non è riuscito a fare la differenza nel salto, come ogni tanto invece gli accade. Bresadola che parte con il pettorale 34, ma perderà terreno in questo contesto lui non favorevole. Siamo su Felix Gottwald, che si sta tirando dietro Lacroix. Sì, Gottwald che ha guadagnato nel primo chilometro 13 secondi rispetto alla coppia di testa, che chiaramente non sta forzando, e nel giro di 5 minuti verranno raggiunti da Manninen, che si trascinerà dietro tanti atleti. Adesso si farà sportellate per prendere la schiena di Manninen, ma mi pare che Koivuranta sia saldamente alle spalle del compagno di squadra. Andiamo a vedere dunque il distacco, 2 km e 3 di gara, quindi siamo al secondo intermedio della prova. Vediamo a quanto sale il distacco. Sì, è sceso a 13 secondi. 13 secondi, qualcosa in meno. In questo trenino gli atleti che si dovrebbero staccare prima sono Bernhard Gruber e Willem Denifel. Intanto qua vediamo, sì, c'è stato un particolare non importante di sì, questa di gara. Sì, di Maxim Laert peraltro. E anche perché Laert parte nelle retrovie.
Con Manninen ci può rimanere Spillane, ci può rimanere sicuramente Koivuranta, ci può provare Janne Runanen che è cresciuto sugli sci, anche Rick Frenzel potrebbe rimanere in scia però non so per quanto, e discorso valido per Frenzel potrebbe essere utilizzato anche per i due di testa, Edelman e la Misha Pui. Tanto per il momento è il tedesco che continua a fare l'andatura, sempre più vicini però dietro, anzi Hanumanin, anzi Koivuranta, poi Frenzel, quindi Johnny Spillane e ancora Vinnie Denifer che riesce a tenere almeno per il momento il passo. Nel gruppone c'è anche Janne Runanen, insomma tutti abbastanza. Sì, li abbiamo già citati più di una volta. Dietro c'è Bill DeMong che guida un gruppetto con Kirk Eisen, Christoph Biller, David Kreiner, Dvorak, che è un altro fondista molto interessante, Ronnie Ackerman e Georg Ettik. Ancora più indietro c'è Gotwald, al momento 19esimo, che si sta trascinando dietro Sebastian Lacroix. Lacroix oggi almeno finora positivo sugli sci, è partito di fatto insieme a Gotwald. Per quanto riguarda gli italiani, Pittin al momento è 27esimo, mentre Armin Bauer è 31esimo e non è riuscito a tenere il passo di Pittin. Alessandro Pittin si sta riportando su Tim Hug e François Brod, che sono lì a portata di mano insieme a Mario Stecker. Direi che dunque per il momento sta andando più o meno come avevamo previsto inizialmente, con un tentativo inizialmente, ovviamente avevano quel gap Chapuis e Edelman, ma subito dietro vediamo un Manninen che sta spingendo, sta provando a spingere con Koivuranta, insomma un trenino abbastanza compatto, almeno fino a questo momento, per questi primi chilometri. Un trenino che sta perdendo un atleta, Bernhard Gruber mi sembrava leggermente in difficoltà ed è rimasto staccato di 4-5 metri. Intanto la regia va a prendere un particolare relativo a Tino Edelman, che sistema il pettorale, dà un'occhiata per vedere cosa combina la Misha Pui. Insomma, i due sono abituati a viaggiare in coppia in questo inizio di stagione, è successo in più di un'occasione. Riprendiamoli qua sulla salita, il gruppo Manninen, così lo definiamo, Runanen che prova a uscire sull'interno di Hanumanin e prova a sopravanzare il compagno di squadra. Qui credo che siano, non è una prospettiva, ma credo che sia diminuito ancora il gap dei due fuggitivi iniziali. Sì, l'impressione è che Manninen si voglia riportare sotto in maniera progressiva, anche perché sa di essere il più forte in volata. Certo che lo Janne Runanen di questa stagione mi sembra progredito sugli sci, un po' come Assi Koivuranta, quindi i giovani finlandesi, classe 88, stanno migliorando nel tempo. Diamo anche il piazzamento di Presadola, che è 2 km 300 metri e 40esimo, con un distacco importante dalla zona punti, un distacco oltre i 30 secondi, quindi non ci saranno punti per Davide Presadola, ma insomma, visto la posizione di partenza era anche prevedibile. Era anche ipotizzabile, intanto davanti sempre Chapuis e Tino Edelman. Cambio nel gruppo degli inseguitori con Manninen che si è ripreso la prima posizione, ma comunque sono tre finlandesi a guidare questo gruppo, ovvero Koivuranta, Runanen e Manninen. Esattamente. Squadra compatta in questo momento per quanto riguarda la Finlandia. Anche se poi la differenza si fa quando è Manninen a guidare il gruppetto. Manninen vincendo oggi salirebbe a 47 vittorie in Coppa del Mondo, una in più rispetto a Björdeli e Matti Nykänen, rispettivamente sci di fondo e salto con gli sci, che si sono fermati a 46, per cui questa è una gara che qualora venisse vinta da Manninen di fatto diventerebbe storica. Tanto dietro chi sta tirando con il 15? David Kreiner. Se tira Kreiner vuol dire che il ritmo non è proprio sostenuto, anche se hanno guadagnato qualcosa Kreiner, Kirkeisen e compagnia. Però c'è dietro anche Bill DeMong e Kirkeisen. C'è dietro soprattutto Felix Gotwald, che è l'atleta più veloce in pista, e in 3 km 600 metri ha dimezzato il suo ritardo rispetto alla testa della gara. Si sapeva che senza i norvegesi sarebbe stato Gotwald il punto di riferimento sugli sci stretti e finora così è. Aspettiamo anche il passaggio di Pittin ai 3 km 6. Pittin che dovrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, 24esimo. Quindi rispetto ai 2-3 ha guadagnato un 3 posizioni. Credo di sì, però non è ancora transitato. Aspettiamolo. Mancano una decina di secondi al passaggio di Alessandro Pittin. Transitato Maslenikov adesso, che è 23esimo, staccato di 58 secondi dalla testa della gara. E transita Pittin adesso, che è appunto 24esimo, staccato di 10 secondi da Tallus e Maslenikov. Andrà a riprendere tranquillamente Lacroix, che ha perso il treno di Gotwald, Johannes Rudek, Tallus e Maslenikov, per cui una ventesima posizione
ampiamente alla portata di Alessandro. Intanto si stanno ricompattando il gruppo di Manine, sta andando a prendere Chapuis e Edelman. Però c'è stato un problema per cui Buranta, che ha rotto il bastoncino, gliene è stato passato un altro e chiaramente dovrà faticare per riportarsi in scia al gruppetto guidato da Manine. Praticamente si è ritrovato in coda l'ultimo dietro Gruber, se non erro. Questa dovrebbe essere la situazione. E comunque davanti ormai, come abbiamo detto, si stanno rincompattando. Manninen, come al solito, con il suo passo tranquillo, e dietro si sta tirando Johnny Spillane. Finora non è un passo molto sostenuto. No, tranquillo oserei dire. Anche perché in caso contrario di Niffel e Bernard Gruber si sarebbero staccati. Adesso col Voranta, con un piccolo sforzo, riesce a riportarsi sul terreno di Manninen. Bisognerà capire quanto Kircaisen e Gottwald possano guadagnare su quelli davanti. Beh, intanto qua siamo con Frenzel e Kircaisen, che ha ripreso il gruppo. Frenzel deve essere caduto, perché non può essere così indietro. Ci deve essere stato un contatto, credo, tra Frenzel e coi Voranta. Frenzel faceva parte del gruppetto di testa, poi improvvisamente ce lo ritroviamo lì indietro. Anche perché anche coi Voranta ha perso in quella caduta, l'abbiamo visto, si è ritrovato in coda al primo trenino praticamente il finlandese. 4 km e 8. Sì, con Manin che ormai ha raggiunto Edelman e la Misha Pui. Poi vediamo dietro, abbiamo Spillane, quindi Rynanen chiude, mi ha detto, Ansi Koivuranta. E da dietro stanno tirando Kircaisen e Gottwald, con Frenzel che è stato sfortunato e dal primo gruppo si trova adesso nel secondo gruppo. Bene anche Dvorak con il pettorale numero 19, attenzione a questo atleta della Repubblica Ceca. C'è David Kreiner nel gruppetto degli inseguitori, c'è Bill Dimong. È un gruppetto con degli atleti di assoluto livello sugli sci stretti, quindi qualcuno di quelli davanti potrebbe essere anche raggiunto. Chiaro che adesso diventa interessante capire la strategia di gara di Hannu Manninen. Anche perché comunque fino adesso Manninen non ha avuto un ritmo esasperato, non ha tirato tantissimo, ha spinto sì, ma quanto basta probabilmente per andare inizialmente a riprendere i due fuggitivi. Qua lo vediamo subito nelle code di Jason Lamisha, poi con Spillane subito dietro e poi Edelman. Intanto buone notizie per Pittin, che si è riportato nel gruppetto che occupa le posizioni dalla ventesima in avanti, quindi Pittin a breve andrà a scavalcare Johannes Rudzek, Jaakko Tallus e Sébastien Lacroix, e si porterà l'inseguimento di Ronnie Ackermann, che al momento è 19esimo ma sta perdendo contatto da quelli che lo precedono. Secondo gruppo invece avevamo Frenzel che guidava su Felix Gottwald. Qua siamo sulla testa, ormai come avete visto la situazione ormai è ricompattata. Secondo me è aumentato un po' il distacco, non vorrei dire. Allora, c'erano 20 secondi tra la testa del primo gruppo e la testa del secondo. Nel primo gruppo ci sono 9 atleti, in quanto Frenzel è stato vittima di un incidente. Nel gruppo che segue ce ne sono, direi, 7-8. Forse anche qualcosa in più, perché c'è Frenzel, che fa parte di questo gruppo, ed Etti, che sta cercando di rimanere agganciato in qualche modo. Etti con il pettorale numero 11. Finora una buona prestazione di Etti, bisognerà vedere se sarà competitivo. Se tiene anche fino alla fine, esatto. Perché comunque siamo neanche a metà gara, 4 km e 8, ci avviciniamo praticamente a metà gara con a questo punto Manninen, che per la prima volta si porta in vantaggio, seguito, si porta davanti con Chapuis, poi Spillane, e quindi c'è da dire che Manninen non ha speso niente in questi primi 5 km. Chi sta spendendo tanto è il gruppetto degli inseguitori, in particolare Gottwald, che in genere non ha finali incisivi, e Kircaisen. Manninen deve prestare attenzione alla Misha Pui. La Misha Pui è molto molto forte in volata ed è in grado di attaccare nell'ultimo chilometro e mezzo. Quindi un Manninen a risparmio in questa fase, senza dubbio, se vogliamo. Anche se in questo tratto in salita mi pare che abbia allungato il passo. Chi ha perso le code di Manninen e Koivuranta, che a causa di quell'incidente, probabilmente che ha coinvolto anche Frenzel, ha dovuto faticare per riportarsi sul gruppetto di testa, mentre da dietro si stanno ritornando sotto Gottwald, Kircaisen, in qualche modo Rick Frenzel cerca di rimanere con il connazionale e con Gottwald, mentre Demong fa più fatica. Demong che è sull'interno, come detto te, sta faticando un po'. Dietro Demong abbiamo visto anche Gheorghetti, che va a chiudere praticamente il secondo gruppo. Primo piano per Gottwald. Sì, Gottwald che va a superare in questo momento Willem de Niffel. Il ritmo davanti è assolutamente di conserva.
Buona situazione per Kirchheisen, per Frenzel, per Bill DeMong, che si riporteranno tutti sul gruppo di testa e quindi avremo in testa 10-12 atleti. Mi aspettavo una gara diversa sinceramente rispetto a quella odierna. Siamo comunque a poco più di metà gara, quindi ancora abbastanza lunga, mancano ancora un po' meno di 4 km, di 5 km, 4 km 9 al traguardo. Qui vediamo come ci mostra la grafica, 6 km 1 con Manninen, ma si sta tirando dietro davvero un gruppo piuttosto folto. Chapuis che adesso ha lasciato la seconda posizione. Sì, la Chapuis chiaramente rimarrà coperto, sono in 13 davanti. Poi proverà a riportarsi sotto anche David Kreiner, che però ha perso 7 secondi nei confronti di Frenzel, che è l'ultimo del gruppo di testa. Quelli che hanno speso di più chiaramente sono Gottwald, che ora potrà un po' rifiatare, e lo stesso Frenzel, che essendo caduto poi ha dovuto spingere parecchio per riportarsi sul gruppo di testa. Chiave di volta della gara probabilmente la salita del terzo giro. Ma credo che tutto si deciderà nel quarto, a meno che Gottwald non decida di provare un'azione da lontano. Quindi partire prima? Sì, quindi partire prima, ovvio. Adesso aspettiamo che transiti anche Pittin. Ai 6 km 100, Pittin non è ancora transitato. Ha perso ancora un po' di terreno, anzi Koivuranta, rispetto a chi lo precede. Qua rivediamo al rallentatore proprio le immagini di Koivuranta. Passa Pittin in 19esima posizione e 7 secondi di distacco rispetto alla 18esima piazza occupata da Andreas Gunther. Aspettiamo anche il passaggio di Bauer. Bauer che però sta deludendo sugli sci, non sta guadagnando posizioni, anzi ne sta perdendo. Molto lontano Armin Bauer, intanto Chapuis è accodato a Spillein. Sì, mentre faticano a rimanere col gruppo di testa Eric Frenzel, e ci può stare dopo quello che è accaduto in precedenza, e anche Willem de Niffel. Direi che sta andando invece come un treno Gottwald in questo momento. Sì, Gottwald ha recuperato di fatto un minuto e rotti nel giro di 5 km 500 metri. Che adesso sta spingendo non male Felix Gottwald, un treno, eccolo lì. Sta cercando di rifiatare, in questo momento non è che stia spingendo granché. Manninen ha leggermente allungato il passo, si trascina dietro Spillet, la Chapuis, appunto Gottwald e Tino Edelman. Attenzione alla Chapuis ed Edelman che hanno speso niente finora. Mi sembra un po' più in difficoltà con i Voranta rispetto ad altre occasioni. Mentre Kirchheisen si accoda a Bill DeMong e resta in coda al gruppo. Bisognerebbe capire anche quale possa essere lo stato attuale di Kirchheisen. Prima abbiamo detto bastoncino rotto per cui Voranta, però bisogna vedere se è solo un problema di bastoncino rotto per cui Voranta, se non ci sono difficoltà tecniche, difficoltà sue dal punto di vista fisico in questo momento. Quello si capirà strada facendo, il problema con il bastoncino in effetti c'è stato. Adesso vedo che anche Bill DeMong per corsie interne cerca di recuperare qualche posizione. Ma in volata più forte di questi sicuramente Manninen, con la Chapuis potrebbe anche battere un Kirchheisen in un testa a testa in volata. Chiaro che Kirchheisen di suo può provare ad andare via prima. Poco meno di 3 km al traguardo, 7 e 3 con Manninen ancora davanti, poi Spillein, Edelman, Gottwald, Kirchheisen, quindi Rynänen. A chiudere poi il gruppo Erik Frenzel. A inizio gara ero sicuro che Armin Bauer potesse addentare la zona punti, in realtà non è così perché al momento è 36esimo e sta perdendo posizioni chilometro dopo chilometro. Meglio Bresadola per i suoi mezzi perché al momento è 41esimo e deve recuperare 16 secondi sul compagno di squadra. Bresadola che sta andando più forte di Armin Bauer sugli sci, almeno finora. Trenino sempre con Manninen, Chapuis, intanto si alternano Chapuis e Spillein in seconda posizione. Poi abbiamo visto anche Rynänen, sta andando piuttosto bene anche Rynänen nel gruppo di testa, sta facendo una bella gara secondo me Jan Rynänen, e si rivede anche lì Bill DeMong proprio alle spalle di Jan Rynänen. Insomma, situazione molto compatta. Fra poco credo che ormai non manca molto, siamo intorno agli 8 km, probabilmente inizierà a esserci la selezione. Sì, sono rimasti in 12, si è staccato Willem de Niffel, ma sembra in difficoltà anche Frenzel. Dietro Pittin sta recuperando, al momento è 18esimo, però la 17esima posizione è lontana 26 secondi ed è occupata al momento da Georg Etting. Etting però in difficoltà, credo che Alessandro in 2 km e mezzo possa recuperare quei 20 secondi abbondanti nei confronti di Etting. Quindi
Alessandro che potrebbe chiudere 17esimo e verosimilmente sarà l'unico italiano in zona punti, perché ormai la zona punti è lontanissima sia per Armin Bauer che per Bresadola. Se dovesse essere 17esimo credo che sia uno dei peggiori risultati della stagione per Alessandro, però ovviamente, considerando l'andamento della prova di salto ci sta, tutto sommato non è un risultato deludente un 17esimo posto. Adesso Spillane davanti a tutti, a seguire Manninen, Gotvad, la Misha Pui, Kirkaisen si è portato in quinta piazza. Qui bisogna essere pronti per rintuzzare eventuali attacchi. Vediamo chi partirà per primo di questi. Dietro Kirkaisen mi pare che ci sia Janne Runanen, poi Tino Edelman. Tu con chi stai? Con Gotwald per la partenza? Per un eventuale attacco? Sì. Potrebbe attaccare Gotwald, ma qui c'è gente che è in grado di rispondere ad un eventuale attacco di Gotwald. Anche se questo tracciato di Uberhof è abbastanza impegnativo. Ora stanno veramente rifiatando. Quel volante si è girato per capire chi ci fosse subito dietro c'è solo Eric Frenzel. Bene anche Pavel Churavi che rimane comunque nel gruppo di testa, sì, riesce a tenere piuttosto bene. Siamo sulla salita con Spillane, poi Koivuranta e sì. Spillane sta attaccando, Manninen risponde abbastanza bene, subito dietro Gotwald, anche Kirkaisen riesce a rimanere in scia a Felix Gotwald, leggermente più in difficoltà la Misha Pui, mentre Tino Edelman prende la coda di la scia di la Misha Pui. Runanen ha perso qualcosa in questo tratto impegnativo. Però è Spillane davanti, seguito da Gotwald, dovrebbe essere quarto. Manninen superato anche da Kirkaisen. Sì, Manninen che sta pagando qualcosa in questo tratto in salita e non sembra brillantissimo. Molto meglio invece Johnny Spillane, che è in questo momento la locomotiva del gruppo. Si stanno staccando Koivuranta. Bene anche Chapuis comunque, sì, sta tenendo. Si sta staccando Koivuranta con Bernard Gruber, anche Pavel Churavi sembrava leggermente in difficoltà. E vedremo se Tino Edelman riuscirà a tenere la scia di la Misha Pui. La Misha Pui che era in quinta posizione. Difficoltà per il finlandese. Sì, si sta staccando Frenzel, si è staccato Koivuranta, si è staccato Bernard Gruber e si staccheranno anche Runanen e forse Pavel Churavi che è in scia Bildemong subito dietro a Tino Edelman. Manninen ha pagato qualcosa in questo tratto, però la gara non è ancora finita, attenzione, manca un chilometro e mezzo e se si spiana Manninen può rientrare. Bildemong a 5 secondi e 8, quindi anche lui lì abbastanza vicino, ma ormai siamo praticamente nelle battute finali di questa gara. Spillane davanti a Gotwald, poi Kirkaisen e quindi Jason Lamy, Chapuis. Queste le prime quattro posizioni. Hanno guadagnato una quindicina di metri su tutti gli altri, vediamo se Manninen riesce a riportarsi sotto. Insieme a Manninen c'è anche Tino Edelman. È possibile che Manninen paghi l'inattività? Questo sinceramente non lo so, non mi sembrava avesse speso neanche troppo nella parte iniziale della gara, però anche in passato nelle salite ripide Manninen faticava a rispondere agli attacchi di Gotwald, per citarne uno. Comunque Manninen si è riportato direi su quelli davanti e adesso anche Edelman sta cercando di rientrare, quindi sei atleti a giocarsi la vittoria. Pittin al momento è 17esimo e viaggia con 19 secondi di distacco da Willem Denifel che è 16esimo. Qua rivediamo energie a fondo per Spillane, Kirkaisen, Gotwald, Manninen e Chapuis, sì, i quattro, poi dietro subito Bildemong. Mentre è saltato completamente Tino Edelman che rescia Manninen, non è riuscito a riportarsi sul gruppo di testa come ha fatto Manninen e adesso sta perdendo terreno. Volata a 5, possibile? Sì, sì, rischiamo di vedere una volata a 5, di questi 5 il più forte in volata è Manninen, dopo di lui Kirkaisen e la Misha Pui alla pari. Ce lo metterei anche, infatti. Per il sesto posto mi pare che Bildemong possa avere qualcosa più degli altri, insieme a Bildemong c'era Pavel Churavi, mentre Tino Edelman stava perdendo terreno. Adesso vediamo se Edelman è riuscito a rimanere con Dimong e Pavel Churavi. Non lo vedo là dietro. Almeno questa è l'impressione. Una crisi repentina quella di Tino Edelman. Qua ha speso troppo inizialmente. Ma cosa ha speso Tino Edelman? È andato in carrozza per 6 chilometri. Vediamo, ci si prepara per la volata con Spillane che si gira a controllare Gotwald, Manninen e Kirkaisen. Credo che stia partendo. Ci sta provando quantomeno Spillane. Considerando però il finale del tracciato di Uberhof, Manninen è quello che può provare a vincere questa gara perché potrebbe avere del margine. Runanen è andato a scavalcare un po' di atleti,
tra cui anche Wildimong, e si trascina direi Bernhard Gruber. Ultimi 200 metri. Non è Runanen, è Koivuranta che è riuscito a reagire. Buon finale di Assi Koivuranta, che sembrava in difficoltà e poi è riuscito a superare diversi atleti. Koivuranta che potrebbe puntare alla sesta piazza. Però concentriamoci sul discorso vittoria, su Manninen che, considerando la lunghezza del retegno di Oberhof, potrebbe essere il favorito. Ultimi 200 metri, come avete visto, 9 km, 8, Manninen, poi Chapuy, quindi Gottwald, Spillane e a chiudere il quintetto, Kircheisen. Sì, mentre si sono completamente perse le tracce di Tino Edelman, che si trovava in sesta posizione e si è completamente rialzato. Adesso è dodicesimo e ha perso in un chilometro 31 secondi. Pazzesco. Probabilmente strano che però non ne abbia più nelle gambe. Andiamo a vedere, siamo sulla volata, Manninen davanti, affiancato da all'esterno e all'interno da Gottwald. Gottwald che gli passa davanti, poi Chapuy, Gottwald. È ancora lunga, Luca, aspetta, perché Manninen nel finale può piazzare il suo spunto e anche la Chapuy potrebbe andare a riprendere Gottwald. Vediamo cosa succede. Bell'arrivo. Sì, sia Gottwald che Manninen hanno già vinto da queste parti. Gottwald vinse nel gennaio del 2003. Siamo sulla zona del traguardo, il testa a testa. Facile Gottwald, Manninen, facile Manninen. Facile Manninen, ti direi, Nel finale Manninen ha uno spunto superiore a quello di Gottwald e va a conquistare la vittoria numero 47. Terzo direi Chapuy. Sì, si era già capito. Quarta posizione chiude un buon Johnny Spillane. Quinto Kircheisen e dietro c'era Koivuranta in lotta con Pavel Churavi. Però mi pare che ci sia in questo momento Churavi davanti a Koivuranta e a Wildimong. Aspettiamo. Stremato. Sì, Churavi ottimo, Churavi sesto. Koivuranta con un discreto finale settimo, Demong ottavo. Gruber che si è difeso e nono. Poi arriverà Frenzel, oggi molto sfortunato in decima piazza. Edelman dove è saltato? Edelman oltre alla dodicesima dovrebbe chiudere dodicesimo. Chi è crollato nel finale, non me l'aspettavo, è anche Dvorak, che non è riuscito a rimanere con Gottwald e Kircheisen. Adesso vediamo se Edelman salva almeno la dodicesima posizione. Undicesimo Runanen. No, Edelman proprio è scoppiato completamente. Io direi che ha perso ancora. Non mi stupirei se domani non gareggiasse. Guarda quanti atleti hanno superato. Va a chiudere in quindicesima posizione e non ne ha proprio più. Una controprestazione è quello dietro di Tino Edelman. Eccolo qua. E dietro Pittin chiuderà in sedicesima piazza. Ottima prestazione di Pittin, che sta sprintando con un atleta col pettorale numero 28, Stecker. Mario Stecker. Buona gara di Alessandro, insomma, ha recuperato tante posizioni. Considerato quanto è stato, quanto ha pagato con il salto, direi. 16 posizioni recuperate da Pittin. A 1.11 da Hanumaninen, un Hanumaninen che comunque quando si presenta, quando gareggia, la sua zampata vincente riesce a metterla. Insomma, tre gare, ha fatto, se non erro, tre gare in Coppa del Mondo, ne ha vinte due e una è arrivato secondo, sì, giusto? 280 punti su 300. Intanto diamo anche il riscontro sugli altri italiani. Armin Bauer a 9 km 800 metri era 37esimo, mentre Bresadola era 43esimo. Alla fine leggermente più veloce Bauer di Bresadola sugli sci, ma per Bauer chiaramente una controprestazione. A nostro avviso poteva rimanere a ridosso della zona punti o entrarci, in realtà non ci avrà neanche vicino. Tutto arriva 22esimo Gunther. Sì, discreto, sta arrivando anche Fabian Riesl. In 30esima posizione chiude un francese che è François Brod, un François Brod che continua a faticare. Ci si aspettavano altri risultati da parte sua. Dunque Chapuy, ennesimo podio in questa stagione, dopo le ultime, lui aveva vinto le ultime due gare consecutive e oggi è salito ancora sul podio. Sì, aveva vinto. Ergebnis Hanumaninen also der Sieger vor Felix Gottwald und Jason Ami Chapuy, der natürlich im gelben Trikot bleiben wird, Björn Kircheisen und dann Erik Frenzel auf Rang 10. So, dann war das ein toller, erfolgreicher Tag, auch wenn es mit einem Podest nicht geklappt hat. Jörg Polos, bitte.